Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. È stato trovato questa mattina, dopo due giorni di ricerche in mare, il corpo senza vita di Mohamed, il 14enne di origini marocchine ma residente a Teramo, disperso in mare da lunedì, annegato a seguito del ribaltamento del materassino su cui faceva il bagno con un amico. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Lo hanno trovato sotto gli scogli del molo nord di Giulianova nei pressi del Fanale Rosso. Dopo due giorni di ricerche si chiude così la vicenda di Mohamed, il 14enne marocchino inghiottito dalle onde lunedì mattina mentre assieme all'amico Said, coetaneo anch'egli d'origini nordafricane, stava facendo il bagno con un materassino spinto dalla forte corrente troppo lontano dalla riva e poi ribaltatosi. Il punto dove è stato trovato il corpo era stato già battuto dalle ricerche, ma le condizioni del mare molto agitate nelle ore passate aveva impedito la visione della salma che è riemersa in mattinata trascinata dalle correnti. Nelle ricerche compiute anche di notte sono state impiegate motovedette della Capitaneria di Porto assieme a Guardia di Finanza, sommozzatori e un elicottero dei Vigili del Fuoco, oltre al personale dei soccorsi speciali SMTPS e OMSA della Croce Rossa con moto d'acqua e gommoni. Era stato Said lunedì attorno alle 12:30 a lanciare l'allarme dopo essere riuscito a raggiungere a nuoto alla riva avvisando il bagnino. I soccorsi però sarebbero stati attivati soltanto due ore dopo e anche su questo sta indagando la procura di Teramo. Mohamed, studente di scuola media, viveva da qualche anno con la madre a Teramo. Assieme all'amico aveva raggiunto Giulianova lunedì per trascorrere l'ultima giornata al mare prima della partenza per il Marocco. Ancora la cronaca, sembra ad un punto di svolta il giallo della morte dell'artista di Paglieta Umberto Ranieri, è morto a marzo dopo essere stato aggredito con un pugno al volto a Largo Preneste a Roma. I carabinieri hanno fermato con l'accusa di omicidio un 18enne di origini tunisine. L'attività investigativa coordinata dalla Procura di Roma si è basata principalmente sull'analisi dei filmati di 30 telecamere e di circuiti di videosorveglianza installati nei pressi del luogo in cui si è verificata l'aggressione e sui mezzi pubblici in transito in quegli orari. Sullo studio di oltre 70.000 registrazioni tra telefonate e messaggi registrati da diversi ponti ripetitori installati in vari punti della capitale e su un'approfondita analisi dei social. Il complesso metodo investigativo adottato ha consentito di concentrare l'attenzione dei carabinieri della compagnia casilina nei confronti di un gruppo di persone costituito dal fermato, dalla fidanzata di origini kosovare e da un'amica di quest'ultima di origini romene. Ranieri sarebbe stato colpito al culmine di una discussione nata perché aveva chiesto a un gruppo di giovani di non sporcare mentre mangiavano. Per gli investigatori il giovane 18enne è stato l'autore materiale del pugno in pieno volto all'artista. Cambiamo pagina, ora la politica, ultimatum della Lega per la formazione della giunta Masci a Pescara. Il partito di Matteo Salvini chiede che sia tenuto in massimo conto il risultato delle urne con la Lega primo partito. Il servizio di Paolo Renzetti. La Lega non ci sta e lancia un'ultima offerta al sindaco di Pescara Carlo Masci per la formazione della nuova giunta. Il coordinatore provinciale Luca De Renzis non vuole neanche prendere in considerazione l'ipotesi dell'appoggio esterno, ma ribadisce che bisogna rispettare il risultato elettorale ottenuto alle ultime amministrative. De Renzis ha anche aggiunto che non esiste nessuna pregiudiziale della Lega sul consigliere UDC Massimiliano Pignoli. Ma io non parlo di rottura, noi qui stiamo cercando di costruire, abbiamo preso questa iniziativa per dare una svolta a una trattativa che è una fase di stallo. È passato troppo tempo dall'elezione del sindaco, credo che sia arrivato il momento di fare una giunta. Abbiamo presentato le nostre scelte, le nostre proposte di primissimo livello per governare e amministrare questa città. Il sindaco, se vuole, in un minuto può fare la giunta quando deciderà di farla. Noi appoggeremo questo sindaco per 5 anni in maniera leale e fedele. Qualcuno nella Lega dice che c'è uno squilibrio in questo momento nei confronti di Forza Italia che ha il sindaco e già 3 assessori. Questa è una valutazione oggettiva, però io evito di entrare nella sfera degli altri partiti. Il tavolo di coalizione è stato molto disponibile nei confronti della Lega, noi lo siamo stati nei confronti degli altri partiti. Ogni partito deve trovare la quadra al proprio interno, poi il sindaco giustamente deve fare la sintesi. Questa sintesi però, ci tengo a ribadirla, non può essere fatta a scapito del partito
maggiore del partito principale, del partito di Matteo Salvini, che oggi rappresenta di fatto il centrodestra in Italia. C'è un problema di quote rose però in questa giunta? Beh sì, è una legge che va rispettata, il problema di quote rose, le quote rose se ne devono far carico tutti i partiti, non se ne può far carico solo la Lega. Noi già a Montesilvano abbiamo dato un grande contributo sulle quote rose prendendone 2 su 3, non è che possiamo prenderle tutte noi, anche perché bisogna dare riconoscimento a chi è stato votato. Abbiamo consiglieri che hanno preso quasi 1000 voti e meritano giustamente di andare in giunta. Esiste anche una pregiudiziale da parte della Lega nei confronti del consigliere Pignoli, da parte soprattutto di Marcello Antonelli? Nessuna pregiudiziale verso alcuni, tra l'altro Massimiliano Pignoli è anche un mio amico, lo stimo e vi assicuro che non c'è mai stata alcuna pregiudiziale. E ora ci spostiamo all'Aquila, 2 anni di nulla, così l'opposizione bolla i primi 2 anni di governo della giunta Biondi, il servizio di Daniela Rosone. 2 anni di nulla, così l'opposizione in consiglio comunale con i consiglieri Masciocco, Vicini, Albano, Palumbo, De Santis e Mancini bolla i primi 2 anni di amministrazione targata Pierluigi Biondi. Non è stato un governo del cambiamento, hanno detto, anzi noi rileviamo peggioramenti in tutti i settori. Finora abbiamo assistito, dicono, a una partita di risico per assicurarsi scranni più alti in Parlamento e Regione, e anche il sindaco Biondi, per noi, sostengono, se il governo nazionale cadrà, ha aspirazioni per un posto a Roma in un seggio blindato di Fratelli d'Italia. In sostanza questa amministrazione per l'opposizione non concluderà il suo mandato. Fallimento su tutti i fronti per loro, dalla mancata ricostruzione delle scuole al PRG che ancora non c'è, passando per i debiti ingenti del progetto case e per la situazione delle municipalizzate, con nomine dei presidenti, secondo i consiglieri, fatte male. Per le tasse poi un discorso a parte, i cittadini pagano le tasse più alte d'Italia, nonostante il valore degli edifici sia dimezzato, non si favoriscono cittadini e commercianti del centro locali, ma piuttosto le imprese denunciano. E comunque l'opposizione da oggi si propone come alternativa. Non vogliamo solo criticare, ma fare proposte concrete e dare risposte, visto che in sostanza, sostengono, non lo fa l'amministrazione comunale. C'è sempre più uno scollamento poi tra il Consiglio e la Giunta. Ma noi in realtà come opposizione siamo sempre stati critici sin dall'inizio sull'amministrazione Biondi. Inizialmente ci veniva risposto che era presto, la solita frase, facciamoli lavorare. Dopo 2 anni penso che 2 anni siano un tempo abbastanza congruo per fare un giudizio, un resoconto dell'amministrazione. Bene, i primi 2 anni sono stati buttati, persi, perché non si è voluto e pensato di amministrare, ma sono stati utilizzati per una partita a risico giocata tra le varie forze politiche di maggioranza per conquistare scranni più importanti, fortunatamente per loro ottenuti. La cosa che preoccupa è che i prossimi 3 che sarebbero a disposizione finalmente per amministrare le città seguiranno la stessa sorte. Continua lo scontro politico sulla vertenza delle terme di Caramanico, mentre sembra possibile la riapertura a metà luglio tra centrodestra e centrosinistra, e scontro sulle responsabilità. Il servizio. Centrodestra e centrosinistra si rimpallano le responsabilità della crisi delle terme di Caramanico. L'assessore Mauro Febbo, che ieri ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori in sit-in sotto la regione, ha puntato il dito contro l'amministrazione D'Alfonso, rea di non aver capito la gravità della situazione. Attualmente ci sono 400 lavoratori con tutto l'indotto appesi ad un filo e stipendi fermi a 5 mesi fa. Nell'incontro di ieri la regione ha spinto per una riapertura a metà luglio, ma le tempistiche sono tutte da verificare. Intanto è scontro politico con Silvio Paolucci del Partito Democratico, ex assessore al bilancio della passata giunta regionale, che risponde così alle accuse di Mauro Febbo. Sia nel tavolo tecnico convocato dall'assessore alle attività produttive che nella risposta dell'assessore Campitelli, l'unico oggetto della discussione è il governo regionale di 5 mesi fa. Ma io penso che invece oggi bisogna governare. C'è un mandato dato dai cittadini, raccolto dal 50% dei nostri elettori, che dice a questo governo regionale di governare. Ma Marsilio ci è mai andato a Caramanico? Si è mai seduto su un tavolo così drammatico come quello che coinvolge circa 200 lavoratori, albergatori, commercianti, un'intera vallata e intere comunità? Non è possibile rispondere è stato chi c'era prima, quando il tuo presidente non si siede nemmeno a un tavolo di trattativa come quella.
Gennaro Strever è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara. Eletto all'unanimità con 31 voti a favore, Strever è il terzo presidente dell'ente camerale. Succede a Mauro Angelucci, dimessosi lo scorso febbraio per motivi personali. Il servizio della redazione di Vestina News. Gennaro Strever, nato a San Salvo il 14 ottobre del 1948, all'unanimità è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara. Subentra al presidente vicario Lido Legnini, chiamato a sostituire il dimissionario Mauro Angelucci. Diplomato presso l'Istituto Professionale di Stato a San Salvo nel 1975, Strever, al fine di incrementare la sua attività, costituisce la SM Sud SNC, con la quale inizia a realizzare come impresa impianti di distribuzione di gas metano, acquedotti ed edilizia industriale. Nel 1980 ha costituito la metanizzazione meridionale SRL, che alla fine degli anni 90 aveva acquisito e realizzato il pubblico servizio di distribuzione di gas metano in ben 42 comuni delle province di Chieti, Campobasso e di Isernia. Nel 2002 ha costituito la Metamer SRL, società attiva nel mercato elettrico e di gas. Nel 2001, in accordo con altri partner, ha costituito Abruzzo Energia SPA, dove ha ricoperto prima la carica di amministratore delegato e poi la carica di presidente. Inoltre Strever ha ricoperto la carica di presidente della Cassa Edile della provincia di Chieti, di presidente della sezione costruttore edili ANCE della provincia di Chieti, presidente regionale del ANCE Abruzzo. Un pochino sì, non ho mai gestito una cosa pubblica, tante aziende, tante società, ma mai una cosa pubblica, ma ci metto lo stesso impegno che ho messo alle mie aziende. Probabilmente non siamo stati capaci a reclamizzare nella maniera giusta il nostro territorio, che è meraviglioso. Cercheremo, nei limiti di quello che la Camera riesce a fare, a mettere in moto un volano anche per questo. Intanto rendere la Camera di Commercio Chieti Pescara unico strumento di lavoro, togliendo divisioni, risistemando le cose per creare un vero volano col personale, con tutto. Dobbiamo cercare di dare quelle idee e tutte quelle attività che possiamo fare affinché rendiamo il nostro territorio più attrattivo a livello turistico, a livello imprenditoriale, a livello industriale, a livello agricolo, che abbiamo delle eccellenze. Tutto ciò che si può fare in accordo con tutto l'intero Consiglio lo faremo. Economia abruzzese in chiaroscuro è quanto emerge nell'ultimo rapporto emesso da Banca d'Italia. Vediamo. Un'economia tra luci e ombre, quella abruzzese del 2018. È la fotografia che ha scattato la Banca d'Italia presentando l'ultimo rapporto economico nella sede del Gran Sasso Science Institute. Un'economia che insomma ancora non è fuori dalla crisi economica partita nel 2008. Dopo 10 anni quella crisi fa ancora sentire le sue conseguenze. Sono tante ancora le incertezze e pesano, sostiene la Banca d'Italia, a livello italiano ed europeo. Nel 2018 il PIL abruzzese è cresciuto di 0,5 punto percentuale, un terzo dell'espansione registrata nell'anno precedente. A indebolirsi è stata l'industria, ma anche il terziario. Diminuisce il fatturato delle imprese. Qualche risultato in più, invece, viene portato a casa dalle aziende che hanno una maggiore propensione all'export. L'occupazione, secondo questo rapporto, è migliorata leggermente, soprattutto quella dipendente. L'aspetto più importante è che a crescere è l'occupazione soprattutto giovanile. A fare il punto del quadro economico della Regione Abruzzo è la nuova responsabile della filiale regionale della Banca d'Italia, che ha sede all'Aquila, Delma Fronzi, che ha ricevuto l'incarico a giugno ed è arrivata all'Aquila da pochi giorni. L'economia dell'Abruzzo nel 2018 ha continuato a crescere, ma ad un ritmo inferiore rispetto all'anno precedente. Il PIL è cresciuto dello 0,5%, vale a dire circa un terzo dell'aumento che era stato registrato nel 2017. Abbiamo un indebolimento dell'attività produttiva nell'industria, dove però registriamo un andamento positivo delle imprese con maggiore propensione all'export, e un indebolimento anche nel terziario, in particolare per il commercio e i trasporti, mentre sono aumentate lievemente le presenze turistiche. Le esportazioni sono aumentate del 3,9% grazie all'aumento delle vendite dei mezzi di trasporto, dell'alimentare e del Made in Italy, mentre un andamento lievemente negativo si è registrato per la meccanica. Abbiamo poi, per quanto riguarda l'occupazione, dei dati positivi: l'occupazione è aumentata dell'1,5%.
dell'1,6%, in particolare per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, e è aumentata l'occupazione anche per i giovani. Questo è un segnale positivo, anche se c'è stato un rallentamento nella seconda parte dell'anno. È stato presentato questa mattina a Pescara il sito web dedicato alla Film Commission d'Abruzzo. Vediamo. In questi tre mesi tante cose sono state messe in rete, a sistema, tanti bei risultati arrivano perché i contatti ci sono, ci arrivano ottime referenze, speriamo di continuare su questa strada. Mancava un qualcosa per dare all'Abruzzo una visibilità che oggi purtroppo non ha, è quella della possibilità di fruire di questo sito Film Commission, che dà la possibilità di accedere e di far conoscere ulteriormente le potenzialità del nostro territorio, nel nostro territorio inteso sia in termini naturalistici, sia paesaggistici, sia di bellezze, ma soprattutto anche della possibilità di mettersi in rete con la conoscenza della cultura e del turismo di questa regione. Quindi una serie di attività che si possono riscontrare, su cui già oggi si sta cominciando a lavorare. Questo ha fatto la fortuna di altre location, di altre regioni. Noi arriviamo in ritardo forse, ma spesso chi arriva in ritardo supera chi magari è partito in anticipo. E questo è il nostro obiettivo, è quello di recuperare il tempo perso e di dare al nostro territorio una visibilità che magari fino a oggi purtroppo è mancata. Ci sono già tre ottime produzioni su cui si sta lavorando, e questo sta a significare che se partecipi, se ti metti in gioco, poi i risultati riescono ad arrivare. Lo abbiamo fatto peraltro fruendo delle professionalità interne alla Regione Abruzzo, e questo credo che vada a merito di chi lavora all'interno della Regione Abruzzo. Lo stiamo facendo anche grazie alle professionalità che stanno seguendo quelli che sono i nuovi indirizzi di questo governo regionale. È un sito completo dove ci sono i vari contatti, compreso quello delle altre 16 regioni che già lo hanno, e quindi messo tutto a rete. Avere la possibilità di capire ciò che si dà e si riceve all'interno di quel sito, quindi credo che è una scelta importante. L'impianto sportivo L'Enaiadi riapre con un torneo internazionale di pallanuoto giovanile in programma dal 30 giugno al 3 luglio e con la partecipazione di 60 squadre e 400 atleti provenienti da Italia, Francia e Spagna. Il servizio. Tornano a nuova vita le piscine L'Enaiadi di Pescara, ci sarà un torneo internazionale di pallanuoto a fine mese. Direttore, si guarda avanti, si guarda al futuro con grande ottimismo. Sì, si guarda avanti. La cosa importante che mi preme dire è che questo primo impegno è stato mantenuto grazie alla sinergia della Regione Abruzzo, dei nuovi gestori, cioè noi, e anche dell'ACA, che ha contribuito in maniera particolare a riempire le piscine con grande velocità, si sono messi tutti a disposizione. La parte che mi preme sottolineare è che questa manifestazione era già in programma, e atleti che vengono da tutta Italia e in maniera particolare dall'Europa non avrebbero avuto la possibilità di giocare, e tutti gli alberghi prenotati di Pescara avevano molte difficoltà. Quindi questo è stato il primo impegno che abbiamo mantenuto con uno sforzo e con una sinergia importante. Infatti colgo l'occasione per ringraziare gli uffici della Regione, sia quelli dell'Aquila del Patrimonio con la dottoressa Marcantonio, e sia gli uffici di Pescara col dottor Iezzi del Turismo, e i due assessori Febbo e l'Iris, che veramente hanno lavorato in sinergia per oggi darci l'opportunità di fare il torneo. L'altra cosa importante è la cerimonia di inaugurazione, che si terrà l'11 di luglio qui all'Enaiadi, e riapriremo la vasca a 50 metri. È una cosa veramente, io dico anche che commovente, perché come l'avevamo trovata, e poi vedrete oggi lo stato meraviglioso di una vasca secondo me unica in Italia. Quindi l'11 luglio alle 19 ci sarà l'inaugurazione, e riconsegneremo la vasca dei 50 alla città di Pescara e all'Abruzzo.
Il 12, 13 e 14 sarà il torneo, il meeting di regionale assoluti della Federazione Italiana Nuoto, e il 15 luglio riapriremo al pubblico e alle società sportive la vasca di 50 metri. L'amministrazione comunale di Lanciano ha deciso sul Central Park già nel 2016 e non cambierà idea, anche perché il bando di gara è già stato assegnato. Così il sindaco Mario Pupillo replica agli organizzatori della protesta che andrà in scena domani pomeriggio sullo smantellamento del campo esposito al Parco Villa delle Rose. Il servizio. Il campo sportivo esposito sarà smantellato, è stato deciso e indietro non si torna. È perentorio il sindaco di Lanciano Mario Pupillo che in conferenza stampa assieme agli assessori ai lavori pubblici e sport Giacinto Verna e Davide Caporale e al presidente del consiglio comunale Leo Marongiu ha fatto il punto sulla decisione presa prima del secondo mandato elettorale. Questa amministrazione ha deciso, progettato e reperito i fondi necessari alla riqualificazione complessiva del parco Villa delle Rose, che avrà altre aree dedicate allo sport ma non agonistico, ha tenuto a precisare il sindaco. Il campo intitolato al bomber frentano Enrico Esposito sarà trasferito al Re di Coppe, che sarà pronto a settembre. I lavori del futuro Central Park sono stati assegnati ad una ditta marchigiana che si è aggiudicata la gara d'appalto a metà giugno. Sarà predisposto un cronoprogramma degli interventi, è stato detto, cercando di lasciare il campo funzionante fino alla prossima primavera, così da non compromettere la stagione calcistica delle società sportive. Ma poi sarà definitivamente smantellato per lasciare spazio al prolungamento di 180 metri del corso cittadino con un materiale ecocompatibile che condurrà al polo culturale della Biblioteca Comunale di Villa Marciani e all'area ex Torrieri in via di riqualificazione. La città avrà così finalmente il suo parco a disposizione di tutti e non solo di pochi. Il campo esposito, tra l'altro, hanno precisato gli amministratori comunali, era stato realizzato negli anni 60 in attesa di costruire lo Stadio Biondi, un'opera provvisoria durata oltre mezzo secolo. In più si genererà uno spazio all'interno dell'attuale area occupata del campo sportivo che sarà uno spazio per i grandi eventi. E quindi oltre ai 2500 posti che noi abbiamo sulle tribune, noi avremo altri 4000 posti sulla cavea, sullo spazio che si genera, quindi Lanciano potrà in questo spazio organizzare grandi manifestazioni artistiche e culturali che sicuramente andranno a implementare quello che è, diciamo, l'offerta culturale della città. In più tutto quello che è a valle rimarrà, andremo a ristrutturare la pista di pattinaggio, ci saranno per pallavolo e pallacanestro, però per un'attività fisica ludica, non agonistica, perché l'attività agonistica impone delle regole, impone delle delimitazioni, delle recinzioni, e quindi questo spazio non potrebbe essere chiamato parco. Parte da Pescara la campagna denominata Il Piatto Forte per la cura dell'osteoporosi, con l'omonimo camper presente oggi in Piazza della Rinascita dalle 10 alle 17. Professor Napolitano, quali sono gli obiettivi di questa campagna denominata Piatto Forte? Gli obiettivi sono fondamentalmente due: quello di far conoscere alla popolazione generale il rischio dell'osteoporosi, che è una malattia subdola, nel senso che è una malattia che non dà sintomi, e l'unico sintomo è poi quello del dolore post frattura, ma è già troppo tardi. E quindi il secondo obiettivo è quello di rendere noto alla popolazione che, diciamo, i pazienti a rischio sono molti. Solo nel solo Abruzzo più di 200.000 persone, 200.000 donne sono a rischio di osteoporosi, e questo rischio è particolarmente accentuato soprattutto nei primi 5 anni dopo la menopausa, quando la riduzione della densità ossea è più accentuata. L'osteoporosi è una malattia che può essere prevenuta con alcuni capisaldi, innanzitutto facendo attività fisica, esercizio fisico sia prima che dopo la menopausa, perché l'osso beneficia dell'esercizio fisico e aumenta la sua densità. Secondo, poi, facendo una dieta che sia bilanciata ma ricca di calcio e di vitamina D. La vitamina D è assolutamente importante e purtroppo, a differenza di quello che credevamo fino a qualche decennio fa, anche noi paesi mediterranei siamo a rischio di carenza di vitamina D. C'è un segreto, se così possiamo dire, per preservare, per tenere in buone condizioni le nostre ossa? Allora, fondamentalmente sono quello che dicevamo prima, cioè fare molta attività fisica,
possibilmente mangiare una dieta ricca di calcio. Più che gli integratori di calcio è importante che ci sia una dieta ricca di calcio, anche semplicemente con misure molto semplici. Ci sono alcune acque che sono ricche di calcio e non sono ricche di sodio, per cui già questo consente in qualche maniera di avere una buona quantità di calcio. Continuare la vitamina D e poi i capisaldi dello stile di vita comune, poco fumo e diciamo alcol moderato, non diciamo senza alcol, ma alcol moderato. Possiamo dire che con l'aumento dell'età media della popolazione italiana sempre più persone nel nostro paese dovranno fare i conti con l'osteoporosi? Assolutamente sì, se facciamo un ragionamento molto semplice, la menopausa nelle donne arriva mediamente intorno ai 50 anni, ma rispetto a un secolo fa la vita si è allungata di oltre 15 anni, quindi sono 15 anni in più che le donne hanno a rischio di osteoporosi e di, ripeto, di tutti quegli eventi che sono legati all'osteoporosi e in particolare le fratture. Apriamo ora la pagina dello sport e parliamo di Serie B e di Pescara. È sempre più probabile la partenza di Gaston Brugman, un movimento in uscita che inciderà anche su quelli in entrata del Pescara. Un'eventuale cessione al Benevento potrebbe agevolare l'arrivo del centravanti Pietro Iemmello. Intanto sul fronte iscrizioni in Serie B si fa sempre più critica la situazione del Palermo. Vediamo. Ruota tanto intorno al capitano Gaston Brugman. La cessione del centrocampista uruguaiano, sempre più probabile, innesca una serie di eventi. Il Pescara può farla fruttare in diversi modi. Tra le più serie pretendenti al giocatore c'è il Benevento di Filippo Inzaghi. Una trattativa nella quale i Sanniti possono inserire come contropartita tecnica Pietro Iemmello, centravanti di rientro dal prestito al Foggia ma in esubero nel Benevento. Altra possibile contropartita tecnica può essere l'esterno Riccardo Improta, ma è Iemmello che stuzzica di più l'entourage biancazzurro, che andrebbe a occupare con un giocatore affidabile una casella molto delicata. Anche per Iemmello però c'è il nodo dell'ingaggio che il presidente Sebastiani vorrebbe limare. Occhio però, perché con Brugman i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. La Cremonese monitora la situazione, ma già da giorni si parla di un grosso club di C interessato a Brugman. Il Bari di De Laurentiis ci crede, anche se per strappare il capitano biancazzurro alla concorrenza vanno messi sul piatto non meno di 3 milioni di euro se non ci sono contropartite tecniche. Quello stesso Bari che è interessato ad un altro obiettivo del Delfino, Francesco Deli, prossimo allo svincolo d'ufficio dal Foggia, anche se i Satanelli alla fine sono riusciti a presentare domanda di iscrizione completa in Serie C, che però la Covisoc potrebbe bocciare per problemi economici. Tornando a Brugman, sirene anche dalla Serie A. L'interesse del Parma c'è sempre, ma attenzione agli ultimi sviluppi. Il DS Faggiano ha sempre parlato della non necessità di prendere Brugman perché nella rosa ducale c'è Stulac, ma le ultime voci di mercato danno il centrocampista sloveno in uscita verso Empoli e allora Brugman potrebbe prenderne il posto. Proprio coi ducali si è innescato un asse molto caldo per via delle operazioni addirittura d'arrivo, in uscita del centrocampista Frank Canutè e in entrata per l'esterno d'attacco Cristian Galano, trattativa nella quale sono inseriti anche i baby biancazzurri Marafini e Kirilov. Intanto Nando Del Sole è vicino alla neopromossa Juve Stabia. L'esterno napoletano, mai titolare con Pillone nell'ultima stagione, ha chiuso il prestito al Pescara e torna alla Juventus, che è pronta a girarlo al club di Castellammare di Stabia. Sul fronte campionato si fa difficile la situazione del Palermo, che va verso l'esclusione della prossima Serie B. C'era il noto fideiussione, che tale rimane perché, a dispetto di quanto dichiarato dalla società ieri in conferenza stampa, la garanzia che sarebbe dovuta arrivare nella giornata di ieri, sempre dunque in ritardo rispetto al termine perentorio del 24 giugno, comunque non è stata emessa ed ora emergono dubbi anche sul pagamento degli stipendi di marzo, aprile e maggio ai tesserati, sempre entro il 24 giugno. In attesa del verdetto ufficiale, la B è sempre più lontana per il rosanero, mentre si fa sempre più largo l'ipotesi riammissione in cadetteria per il Venezia. Serie C, dopo le ufficialità per Tomei e Soprano, in casa Teramo si lavora per chiudere la trattativa che porterà al ritorno di Carlo Ilari. Intanto anche il presidente Iachini fa il punto rispetto alla prossima ufficializzazione del tecnico Bruno Tedino. Jacopo Forcella. Tomei e Soprano sono ufficialmente i primi due colpi del nuovo Teramo targato Franco Iachini. Il portiere e il difensore sono i primi rinforzi del tecnico Bruno Tedino. L'ex estremo difensore della Vispesaro ha siglato un accordo annuale e sarà con ogni probabilità il numero uno titolare, almeno in avvio, coprendo le spalle a Lewandowski.
Mentre su Gomis si fanno sempre più ridotte le possibilità di trovare spazio ed è per questo che anche il rinnovo fino a giugno 2020 potrebbe non essere più tanto scontato. Il difensore invece arriva dopo l'annata giocata con la maglia della Fermana e il suo rapporto con i colori biancorossi sarà triennale. Tra il fine settimana e l'inizio della prossima ci sarà anche la firma di Carlo Ilari, che dunque rivestirà la maglia delle stagioni 2016-2017 e 2017-2018 sotto varie gestioni tecniche. Il centrocampista tornerà a fare la mezzala, visto che a Ravenna continuano a sondare il terreno con Lorenzo De Grazia in scadenza, così come Nabil Caidi, che in questo modo tornerebbe a giocare a casa. Davanti l'idea è quella di Riccardo Martignago, che con l'Albissola out è libero di accasarsi altrove. Ufficiale anche il rinnovo di Riccardo Cappa. Infantino e Sparacello sono in stand-by, ma per il momento la sensazione è che partiranno per il ritiro, anche se sul centravanti in gol 9 volte in biancorosso da gennaio ci sarebbero degli interessamenti di altre squadre di Serie C. Si stanno configurando già i primi importanti acquisti, la società mano a mano inizia a prendere forma nel suo organigramma. Direi che l'anno zero l'abbiamo fatto, dai. Oggi non dico che l'anno uno, giorno uno, però insomma diciamo che sta partendo. La macchina si è messa in moto. Il nome di Bruno Tedino è la spia di un progetto che vuole essere già subito molto competitivo, però? Beh, sì, come ha detto anche prima Andrea in conferenza, Bruno Tedino ha delle caratteristiche molto simili a quelle di Sarri, quindi vuol dire che è una persona molto metodica, molto pragmatica, una persona che lavora, studia, quindi sa organizzare il campo da gioco, è una persona visionaria e speriamo che ci dia degli ottimi risultati. È tutto per questa prima edizione del TG6, tutti i servizi che avete visto sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossime edizioni del TG alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.